Albero della vita, Gustav Klimt. Il pittore Gustav Klimt nasce a Vienna, la capitale dell'Austria, nel 1862. Muore nel 1918. Il pittore usa spesso per i suoi dipinti il colore oro. Klimt realizza nel palazzo della ricca famiglia Stocklet, in Belgio, un mosaico, cioè un'opera fatta con tante piccole tessere. Oggi, i disegni fatti da Klimt per preparare il mosaico si trovano in un museo di Vienna, in Austria. Al centro del disegno di Klimt c'è un grande albero con tanti rami. Nel mosaico intero possiamo vedere anche una donna e dall'altro lato un uomo e una donna che si abbracciano. L'albero d'oro nasce nell'erba verde piena di fiori. I rami sembrano delle onde, delle nuvole o dei riccioli. Su un ramo c'è un uccello nero. Si vede bene in mezzo a tanti colori chiari. Tra i rami si nascondono tanti piccoli disegni. Forse sono serpenti, forse altri animali che ci guardano. Grazie alla forma e ai colori chiari e luccicanti, i rami sembrano ballare pieni di gioia, come in una grande festa. L'albero nasce da un piccolo seme. Poi, pian piano, diventa sempre più grande, bello e forte e cambia con le stagioni. È come la nostra vita, che cambia continuamente.